much for your time, man. Okay. No problem, always welcome when we're so here. Thank I guess thank you very much. We will visit the Antaport frequently. Yeah, we will enjoy our stay here. Yeah. Un momento particolare è quello di oggi, l'attraccamento della nave turca al porto di Taranto. Le sue considerazioni in merito a questo evento. Allora, prima di tutto mi presento, sono Raffaella Del Prete, General Manager per Yilport, quindi San Cataldo Container Terminal a Taranto. E sicuramente è una giornata importante per Yilport qui a Taranto, ma anche per la comunità. Oggi, dopo tanti anni, riprendono le operazioni con le navi container nel porto di Taranto. Un momento atteso, un momento che è potuto realizzarsi anche grazie al contributo delle autorità e di tutta la comunità locale. Oggi abbiamo la prima nave, la Nicola, della compagnia francese CMA, e sappiamo già che c'è un grosso interesse nei confronti del terminal, quindi crediamo in uno sviluppo del porto e della comunità abbastanza rapido. Che ringrazio insomma con lei tutta la compagine di Yilport, i ragazzi che stamattina sono tornati al lavoro, siamo molto orgogliosi, molto contenti, non solo perché sono passati alcuni anni, ma e questo è un grande segno di ripartenza per tutta la comunità che si è stretta intorno a questa grande iniziativa, ma anche perché Taranto ritorna sulle mappe che contano. Questo è un porto molto attrattivo, una grande infrastruttura sulla quale continueremo a investire tutti quanti insieme, e siamo anche contenti perché insomma tanti ragazzi che tornano al lavoro finalmente dopo tanti anni di incertezza. C'è ancora qualcosa da fare, dobbiamo lanciare questa zona economica speciale, dobbiamo rivedere il nostro sistema di concessioni in questo porto, dobbiamo ancora fare lo sforzo di creare ricadute per quanto possibile sul sistema economico locale, ma insomma è uno di quei giorni che veramente fa venire la pelle d'oca insieme a questi rimorchiatori che salutano. Sì, Giovanni Gugliotti, presidente della provincia di Taranto. È assolutamente una data storica, oserei dire, perché dopo tanto tempo di parziale inattività legata quindi alla partenza, all'andata via del vecchio operatore, beh, devo dire che il porto riparte e con un operatore internazionale con il quale siamo onorati di collaborare. Questa è solo la prima nave, quindi è un segnale importante quello che oggi viene dato. I complimenti vanno ai responsabili quindi di Yilport qui su Taranto, anche alla stessa autorità portuale, perché c'è stata una lotta contro il tempo per cercare di farli arrivare per oggi, per la prima quindicina di luglio, far arrivare qui questi container, ed è, ripeto, un segnale che il territorio stava aspettando con ansia, perché abbiamo assoluta necessità che il porto riparta, perché secondo noi può essere volano per lo sviluppo dell'intero territorio. Tante speranze sono riposte su questa importantissima infrastruttura, sono convinto che i risultati arriveranno. Quello di oggi è una tappa importante, ma è solo una prima tappa. Altre ricadute positive le avremo sicuramente in futuro, però era importante partire oggi. Oggi è una giornata importantissima per il porto di Taranto. Dopo alcuni anni di inattività il terminal contenitori ritorna a essere operativo. Intanto io mi sento di ringraziare sia il concessionario San Cataldo Container Terminal che anche la CMA CGM, che è l'armatore della nave che oggi è arrivata. Oggi appunto, come dicevo, riparte il terminal, riparte con un programma molto ambizioso ma graduale. I primi lavoratori della Taranto Port Workers sono stati chiamati nei prossimi mesi, in maniera proporzionale rispetto all'aumento del traffico saranno richiamati anche gli altri lavoratori, e quindi il porto riprenderà questa funzione molto importante dell'attività commerciale, che rimetterà in moto tutto un indotto e tutta un'economia legata appunto alle professioni che operano insieme all'import-export e ai contenitori e a tutte le attività come autotrasportatori, operatori logistici, eccetera. Quindi oggi, come dicevo, siamo contenti e speriamo appunto che nei prossimi mesi tutto possa procedere al meglio e incrementare il volume di questo terminal per il rilancio del territorio.